Bene, buonasera a tutti, buon anno dalla Basket Rovello. Riprendiamo alla grande con una partita, il derby tra il Basket Rovello e la Virtus Cermenate. Virtus Cermenate che guida il nostro campionato di Serie C2 con 24 punti, ha solo una partita persa e 12 partite vinte. Basket Rovello che viene da una buona striscia di 6 vittorie. Basket Rovello che entra con Nicola Sporro, con Ale Corno, con Max Barbisan, con Boss e con Sugar Del Pero, mentre la pallacanestro di Cermenate entra con il numero 6 Papatolo, il numero 11 che è Cardani, il numero 8 Visini che è il capocannoniere della squadra, il numero 18 che va a saltare che è Davide Colzani, che subito conquista il pallone e lo schiaffeggia verso Molteni ancora per Cardani riceve Papatolo, poi questa sera assente Costa Curta nel pallacanestro di Cermenate. Papatolo ancora in uno contro uno, scarica fuori per la bomba che non va e poi schiaffeggiamo il pallone con Porro, ancora penetrazione e poi scarico fuori per il numero 12 Molteni ancora in uno contro uno contro Barbisan che non riesce a stopparlo e i primi due punti vanno per i ragazzi di coach Montini. Allora Sugar per Barbisan per Corno che va subito in uno contro uno contro tre giocatori di Cermenate, prende un buon fallo fatto da Papatolo, era in penetrazione, stava tirando e invece gli arbitri concedono solo la rimessa dal fondo. Gli arbitri che ricordiamo sono i signori Andrea Musmeci di Como e Davide Nobili di Karate Brianza. Rimette Del Pero per Boss fuori per Nicolas, ancora per Del Pero che va a giocare pick and roll con Porro, poi non va il pick and roll, allora Bosa va in arresto e tiro in mezzo all'area, non va, poi bravo Ale Corno in un terzo tempo in sospensione e fa il punto del due pari. Ancora Molteni che chiama lo schema, va in uno contro uno, fallo di Sugar Del Pero che se lo fa scappare e sono due tiri liberi per i ragazzi di Cermenate. Ricordiamo il basket di Cermenate che ha in panchina anche Camagni, è una nostra vecchia conoscenza come scorer accompagnatore. Intanto il primo libero accarezza il ferro e va fuori, secondo libero per i Virtussini, è dentro Porro per Sugar, chiamiamo lo schema, blocco fuori Nicolas taglio di Boss che va in contromano, peccato, la rovesciata non funziona, era ottimo il tiro di Boss, è andato a difendersi con il corpo, penetra e scarico per numero 11 che è Cardani, riconquista poi il rimbalzo Colzani, ancora Molteni per Colzani, consegnata Molteni, ancora Molteni, arresto e tiro, scarico molto bello per Molteni che vanifica grazie anche a una buona difesa di Nicolas, scarico fuori, intercettata fortunosamente il pallone da Cardani, un 92, scarico fuori per Ale Corno, prende il blocco di Nicolas, scarico fuori per Barbisan morbido accarezza il pallone e ne mette 3, 5-3 per i ragazzi di Rovello, 7:47 da giocare nel primo quarto. Giocano allora con Papatolo per Cardani per Papatolo, ancora Boss lo perde, va in contromano e poi Barbisan lo stoppa leggermente, corriamo verso il contropiede, non riusciamo a andare in uno contro uno. Sugar la scarica per Boss per Corno, fuori per Nicolas che dai 4 metri, peccato, sbaglia, corrono i ragazzi di Cermenate contro Sugar, un fallo non fischiato, fallo poi fatto a metà campo per interrompere l'azione di contropiede da parte di Colzani, centro storico del 1984.
5-3 sempre per i ragazzi di Rovello. Rovello che stasera vede il suo ritorno in panca di Luca Bernia, grande ex della serata, rientrante da un infortunio piuttosto pesante ai legamenti del ginocchio. Ancora Sugar, gioca pick and roll con Bo, con Nicolas che non va, allora scarica per Boss, Boss per Nicolas, non riesce a domesticare la palla, e ancora Boss, poi 5-4, Nick Porro, prende il ferro lungo Porro, scusate, prende il ferro lungo alle corno, e allora giocano ancora con Molteni. Molteni cerca di liberarsi Papatolo, curato da due, fuori ancora per Molteni. Molteni prende il blocco, gira sul blocco, prende l'arresto e tiro con un grande cross da parte di Matteo Visini al suo primo tiro, ben curato. 5-3 ancora, giochiamo con un Boss, Barbizan, Max per Nicolas, Nicolas che esce molto per portare fuori il centro, Sugar Del Piero, due punti ben tirati, piedi per terra, un canestro facile, 7-3, curiamo i rossi, i blocchi rossi, uno contro uno, e poi scarico fuori per Visini. Barbizan lo cura molto bene, fallo con il corpo di Barbizan su un ottimo Matteo Visini, due tiri liberi per lui. Due tiri per Visini, che è il miglior realizzatore della sua squadra con 146 punti, sono 12 punti di media. Poi, come del resto Rovello, Cervenate ha una buona squadra, segna i punti sono un po' segnati da tutta la squadra, infatti non hanno nessun leader nelle prime 20 file dei migliori realizzatori, come pure il basket Rovello, che il miglior realizzatore è Luca Bernia con 11 punti, 12 punti di media partita, quindi è segno che tutta la squadra segna. Ecco Boss ancora per corno, va in uno contro uno, arresto e tiro cadendo all'indietro, scuola basket di Ale Corno, schema ancora chiamato da Molteni, Molteni per un'esitazione di Cardani, Cardani per Papatolo, Visini, gira veloce la palla di Cermenate, Papatolo ancora, Boss, fallo che va a cercare di rubare il pallone con il braccio sbagliato, commettiamo il primo fallo, terzo di squadra, 5-14 da giocare, 9-4 per i nostri ragazzi. Rimessa per Papatolo, blocco di Visini, cambio, gioco pick and roll un po' distante tra Visini ed il numero 11, allora Sugar che porta palla, fa correre Boss, ancora esce Ale Corno, pick and roll, fuori per Barbizan, poteva tirare, invece la dà Nicolas, Nicolas per Corno, bloccone, pick and roll tra Corno e Jack, ottimo pick and roll, minuto di sospensione chiesto giustamente dall'allenatore Walter Montini di Cermenate, vuole chiacchierare un po' sopra a questi primi 6 minuti di gioco, dove effettivamente il basket Cermenate fatica un po' ad ingranare, invece il basket Rovello è uscito molto bene da questa panchina. Vediamo, ricordiamo che questa sera abbiamo l'onore di avere, come dicevo prima, Walter Montini, noto allenatore che cominciò nelle giovanili e poi facendo crescere il basket di Cermenate fin dall'88-89, poi fece delle esperienze nella Serie A1 femminile, nella Comense e poi nel Sesto San Giovanni, dove vinse anche nel 2011 il titolo come miglior allenatore della Serie A1 di basket femminile, quindi poi è ritornato quest'anno alla guida del basket Cermenate ed è un grande onore per noi averlo in questo palazzetto. Poi vedremo di fare anche quattro parole con il nostro coach Montini. Riprendiamo a giocare ora. Riprendiamo a giocare con
Cermenate che dovrà uscire bello carico dalla panca. Rientrano i soliti 5, anche noi non cambiamo, quindi ancora Cermenate con Molteni, doppio blocco sopra, esce Colzani, Colzani per un passaggio consegnato per Cardani che ce lo infila da 3 e andiamo sull'11-7, chiamiamo lo schema alto, schema alto, pick and roll mal interpretato da Porro, passaggio un po' precipitoso per Corno che non ha capito il passaggio, pensava che lo intercettassero, quindi ha lasciato andare. Ancora Papatolo, consegnato ancora con una quasi infrazione di passi, Visini uno contro uno, arresto e tiro di Visini, non va. Colzani non prende rimbalzo, lo strappa Boss. Boss che temporeggia, fa schierare i suoi, consegnato, schiacciato a Nicolas. Corno, Franco Vollato, pick and roll, giocato fuori, super blocco di Nicolas per Boss. Boss per passi di chi? Passi di chi? Incredibile infrazione di passi. Cambio nelle file della pallacanestro di Cermenate, entra il numero 10 Marco Gatti, ed esce Papatolo. 3.45 ancora da giocare, comincerai a cambiare qualcuno. Ancora fuori Colzani, Colzani per il neo entrato, arresto e tiro un po' improbabile nel numero 11 Cardani, e poi ancora Del Piero, ancora Del Piero che va in un arresto e tiro molto bello ma molto solo, non c'era nessuno a rimbalzo. Fuori per il neo entrato Gatti, Gatti per Visini, Cardani ancora l'uno contro uno che va in un bel gancetto Marco Molteni, play storico. Intanto si preparano sui blocchi dei cambi numero 13 Patrizio Riva, storico giocatorone, arcobaleno di Corno, arcobaleno di Corno che va contro 3, ed ora per gli ultimi 2 minuti giochiamo la blu. Si prepara Davidino Terraneo in panca per dare cambio a Sugar Del Piero, quasi passi di Visini, arresto di fuori per il numero 10, spinge, la dà a Visini, arresto e tiro di Visini, prende il palo Visini, e quindi giochiamo con Corno, playmaker che gioca alto, riceve Barbis, ancora super Corno che accarezza la retina da lontano, esce numero 11 per il basket di Cermenate Cardani, ed esce Boss, buona la sua, entra Davidino Terraneo e resta ancora il nostro Sugar Del Piero. Giochiamo ancora a uomo adesso, blocco, addomestica il pallone Gatti, arriva per Visini, consegnato a Molteni, ancora per Molteni che si fa rimbalzare il pallone, arresto e tiro vincente all'ultimo secondo di Visini che porta la partita sul 13-12. Giochiamo transit, Nicolas per Del Piero, sotto per Nicolas, facilissimo il pick and roll, giocato molto bene. 15-12, 1:20 da giocare, intercettone di Barbisan che fugge via in contropiede, prende una stoppatona da parte di Colzani che poi è uscito dal campo probabilmente e poi si dimentica il pallone dietro. Sugar corre, corriamo dentro, affrontiamo il pallone, bravo Sugar, fallo in attacco incredibile fischiato da Musumeci, non condivisibile assolutamente, fallo tecnico a Matteino, ottimo, bravissimo l'arbitro che fischia anche il fallo tecnico
all'allenatore dopo un fallo inesistente. Due, quindi conquistiamo un bel due tiri liberi per il basket di Cermenate e rimessa dal centrocampo. Molto discutibile la decisione. Cambio, esce il numero 8 Visini ed entra il numero 16 Mattia Malberti. Porro intanto dialoga con l'arbitro bevendosi una birretta. Buono il primo da parte di Molteni. 13-15 per Basket Rovello. È Tiziano Ferro il secondo tiro libero, mentre andrà a rimettere la palla a centrocampo Marco Gatti e la riceverà sicuramente il numero 12 Marco Molteni. Allora Colzani, arresto e tiro uscendo dal blocco di Riva, che poi lucida la palestra e poi riconquistiamo il pallone con Davidino Terraneo. Ultimi 49 secondi di questo primo quarto, chiamiamo il papero. Nicolas, taglio sotto per Davide che non va, blocco per Barbizan, fuori per Davide, uno contro uno, sotto per Nicolas che non capisce il passaggio e quindi cambio, ultimo tiro per Lollo Lanzi. Esce Sciuga Del Pero, entra Lollo. Non abbiamo ancora messo Gorni, non abbiamo ancora messo Bernia, non abbiamo ancora messo Moscatelli, abbiamo ancora tante buone cartucce nella nostra cartucciera. Gioco di blocchi e passi con l'arresto e tiro che non va per gli ultimi 19 secondi. Arresto e tiro fatto da numero 16 Malberti. Barbizan per Corno che è solissimo, non viene curato. 8 secondi, 6 secondi, 5, 4, 3, pick and roll ancora un'altra volta, ce l'hanno letto, passi, quasi quasi realizza il canestro, passi fischiati al signor 16 Malberti. Ultimo tiro, vediamo se riusciamo a concretizzare con Lollo. Si gira, arresto, tiro, non va. Finisce questo bel primo quarto, 15 per il Basket Rovello, 13 per la Virtus di Cermenate. Primo tempo direi abbastanza sopra le aspettative di tutti quanti, perché tornati tutti dalle feste natalizie saranno un pochino più appesantiti, invece si corre velocemente. L'arbitro ha fatto secondo me una piccola imprecisione dando fallo di sfondamento a Sugar Del Pero quando il giocatore che lo contrastava era in movimento, di conseguenza un tecnico all'allenatore. Vedremo nell'instant replay sulle nostre frequenze cosa riusciremo a capire nei nostri replay. Ricordiamo che la pallacanestro di Cermenate, come dicevamo prima, conduce il nostro girone. Il Basket Rovello è a 14 punti con un roster di 7 partite vinte e 6 partite perse, a pari merito con Villa Santa. Sopra di noi c'è Busnago, Lentate, Palmilano, Cusano e Alginate. Noi siamo proprio esattamente nel centro della classifica. La prossima settimana giocheremo a Palmilano, Pallacanestro Milano 1958, una storica palestra di Milano, la palestra Aldo Giordani, dove troveremo il miglior realizzatore del campionato Roberto Saccà e il sesto miglior realizzatore di campionato Marco Reali. Davide Terraneo qua da ci gira le spalle, lo salutiamo. Lollo chiama lo schema, siamo pronti. Pronti per il secondo quarto. Lollo, Franco Bollato da numero 15, un giovanissimo Paolo Bertolini del 93. Porro, ancora Lollo, finta il tiro, Davide Terraneo, morbido a morbido, che va dentro. 17-13,
Lollo forte contro il giovane del 93, molto bravo ragazzino, bloccone e poi tiro straforzato del numero 16 Malberti, altro giovane del 94, Nicolas, Lollo che ubriaca l'avversario, Nicolas dal tiro libero, cortissimo, è entrato Cristian Gorni nelle nostre file al posto di Ale Corno, Davide quasi anticipa Patrizio Riva, sono 10 centimetri che lo distaccano, Lollo contro il giovane, Barbizan contro un tiro improbabile e poi Davide Terragno che corre più forte del pallone e lo lascia indietro, l'errore è stato di Marco Gatti, Barbizan per Davide, blocco ancora per Lollo, bombettina di Lollo, bombarollo, scalfisce il ferro e va fuori, c'era anche il pick and roll con Barbis che non è stato visto, gioco a due, vuole giocare con un arcobaleno improbabile e poi non è buono il canestro, fallo molto prima di Nicola Sporro, è giusto, e finalmente dopo il secondo fallo di Nicola Sporro vediamo rientrare in campo dopo un bel po' di tempo Lucone Bernia, andiamo, curerà il suo amico il numero 7, ex giocatore anche lui, Mattia Clerici, uno contro uno tentato e poi non realizzato, bloccone, girano molto sul perimetro e poi Bernia fermo, prende lo sfondamento e naturalmente noi facciamo ostruzione e loro fanno sfondamento, fallo di Bernia che spinge dal fondo, fallo sul numero 16 Mattia Malberti, taglio di Riva, fuori per gira veloce per Gatti, blocco irregolare chiuso e poi Barbizan scivola e di numero 16 Malberti realizza un ottimo canestro, Riva che va a rubare il pallone ed è il primo vantaggio per i ragazzi di Cermenate, rientrerà subito Corno, Gorni appesantito, entrerà al posto di Barbizan, Davide, blocco pick and roll non visto, sopra arcobaleno, rimbalzone e fallo non fischiato su Luca Bernia e poi fallo del numero 16 Malberti, due tiri liberi per Davide Terraneo, cambio, esce Max Barbizan, rientra Ale Corno, buonissima il suo primo quarto, fallo non fischiato su Bernia che ne aveva addosso tre, Davidino il primo è fuori, forza Davide, forza Cristian, è entrato irregolare, non fischiato da parte del numero 7 Lollo contro Bertolini con Clerici gioca alto e passi di partenza di Gatti, girone e ricciolo del numero 10, più 4 per i ragazzi di Montini in questo momento, ci siamo un attimino persi, Bernia con Lollo, arcobaleno di Lollo, fallo in 3 su Lollo, buona la penetrazione, Lollo avrà due tiri liberi, secondo fallo intanto di squadra da parte dei ragazzi di Cermenate, due tiri liberi per Lollo. È fuori il primo libero di Lollo, forza, abbiamo dimenticato la mira in queste vacanze e questo è buono, 18° punto per il Basket Rovello, 6:55 da giocare, blocco
irregolare di traverso da parte del numero 7 che non viene fischiato. Bertolini porta palla, ancora Bertolini, curato molto bene da Gorni, il numero 10 Gatti, che non capisce più dov'è e il pallone si perde nel fondo, lo asciuga Luca. Davide, giochiamo schema alto con Davide francobollato da Gatti, corno, Davidino scarica fuori per Lollo, per Corno che ciappa e tira, fallo sul tiro da tre del numero 15, dopo il tiro direi, però gli daranno tre tiri liberi lo stesso, ma era fallo dopo il tiro perché l'ha toccato nettamente dopo. Questa volta gli arbitri hanno dato un vantaggio per noi, mi sembrava, vedi che San Giovanni non fa inganni ed effettivamente il primo libero non viene realizzato da Ale Corno. 18-21 basket Cermenate, è buono invece il secondo libero. Terzo libero è sputato dal ferro, si ferma un attimo il numero 16, poi si sovrappongono i giocatori di Cermenate, fanno un po' di confusione con Bertolini che va in penetrazione in un gancio che non raggiunge neanche il vetro. Davide corre, corno, arresto e tiro molto morbido, molto buono, un movimento perfetto di tiro, riportiamo la partita sul pari, sul 21 pari, pronto già un altro giocatore nelle file del basket Cermenate per il cambio. Bertolini per il consegnato a Gatti che va in uno contro uno di spalle. Luca si fa anticipare, Gorni questa sera è un po' appesantito e allora giochiamo la carta Moscatelli. Lollo fuori, esce Christian, non riceve, Lollo poi cerca in tutti i modi di perdere il pallone, recupera Riva la palla, scarica fuori la palla per una bombettina da tre del numero 10 Marco Gatti, che vanno a rubare il pallone. Siamo fatti infinocchiare, siamo sul 26-21, 5 da giocare ancora alla fine di questo secondo quarto. Passi di partenza da parte di Corno, cambio, esce Christian Gorni e rientra, entra Moscatelli, entra anche Luca Bernia, esce anche Luca Bernia, rientra Nicola Sporro, entra numero 20 Marco Meroni, giovanottone del 93. Azione di attacco ancora una volta per i ragazzi di Cermenate, taglio dietro di Riva che riceverà il pallone, giocano alla maniera della Russia, fanno il ricciolo, scarico sotto per un lunghissimo Marco Meroni del 93, pivottone Nicolas per Moscatelli gioca a due con Nicolas Porro, ancora per Moscatelli, va in arresto e tiro Moscatelli, non va, corrono i ragazzi di Cermenate, sono già sul più 7, c'hanno uno scarico fuori di qua per Gatti che fa penetrazione, non è buono il canestro, fallo molto ma molto prima, commettiamo il quarto fallo di squadra, passi di partenza non fischiati, fallo di Moscatelli, minuto di sospensione, Emanuel che ci vuole parlare sopra. Emanuel che ci vuol parlare sopra, abbiamo preso un piccolo break in questo minuto e mezzo di gioco, ci hanno breccato di 7 punti, non abbiamo realizzato dei giochi sotto, abbiamo perso un pallone a metà campo con Lollo, ci ha penalizzato con un tiro da 3. Ed ora gli ultimi 4 minuti di questo secondo quarto, questa prima partita del 2014 del Basket Rovello. Basket Rovello che nella prossima telecronaca avremo il piacere di avere la neopromossa Mia Basket Groane di Lentate, che all'andata ce le ha cantate e ce le ha suonate. Dovremo fare un pochino di
un po' di rivincita e vedeva sulla differenza canestri per riportarci in parità nell'eventualità di un playoff. Riprendono a giocare intanto i ragazzi di Cermenate con una rimessa per Patrizio Riva per Gatti che va contro Molteni, consegnato per il neo entrato numero 12. Corrono molto più veloci di noi, ma Davide Terraneo li batte tutti. Bombettina di Mosca Moscatelli che non va, non avevamo rimbalzo, avevamo bisogno di un attimo di respiro per la bomba di Moscatelli. Gira bene e veloce il pallone i ragazzi Cermenate. Nicolas la piovra, arpione al pallone, ed ora rientrerà Boss in campo al posto di Lollo Lanzi. Davide, ancora Davide, arresto e tiro di Davide che non va. Moscatelli schiaffeggia il pallone, però Meroni è un bel 2 metri, gliela porta via. Riva per Molteni contro Lollo, arriva ancora contro Davide Terraneo. A noi fischiavano passi, a lui gliela danno buona. Infrazione di passi non fischiata, assolutamente plateale. 21-30 per i ragazzi di Cermenate. Lollo, Davide, dobbiamo uscire con Nicolas in 1 contro 1, la scarica per Moscatelli, intercettata molto bene da Riva. Cambio, uscirà Lollo e rientra per questi ultimi 2 minuti e 50 Andrea Bosa. Ottimo il suo primo quarto, vediamo se ci ridà equilibrio Andrea Bosa con corno finta al tiro. Nicolas Bosa bombettona da 250 metri. Davide Terraneo non ce la fa a recuperare il pallone, la rischiaffeggia in campo Clerici che la riconquista. Arresto e tiro di Riva, molto buono il suo movimento, ottimo movimento di Riva, ne ha fintati 3, li ha ubriacati 3 e Cermenate è sul più 11, 3-2-2-1, abbiamo smesso di segnare. Corno, nasconde il pallone, fallo non fischiato, scandaloso fallo non fischiato. Una bella vecchia sul ginocchio. Bosa contro numero 12, ruotano ancora, blocchi, serie di blocchi in alto. Molteni, ancora passi di Gatti non fischiati. Terraneo ruba palla, Moscatelli a cui sfugge il pallone, poi riesce a realizzare un ottimo contropiede. Bravo Mosca, forza. Usciamo sul numero 10 Gatti. Patrizio Riva agguanta il pallone miracolosamente. Meroni per Gatti. E poi fallo di Nicola Sporro che va a cercare il pallone. Musmeci inguardabile questa sera. Doppio cambio nelle file del Rovello. Esce ancora Nicolas che ha 3 falli, no, secondo fallo di Nicolas, scusate, esce Ale Corno, esce Barbisan. Ridicolo a Musumeci questa sera, chiesto il cambio non lo fa effettuare. Incredibile, Musumeci ha perso la testa da un tecnico gratuitamente. Non capiamo la decisione dell'arbitro. Non sanno neanche loro cosa devono fare.
un momento di un pass. Altro tiro libero regalato al numero 10. E ora hanno possesso. Altri due tiri liberi per il fallo tecnico. Gatti. Altro tiro libero. Bravi. E adesso forse riusciamo a fare il cambio. Esce il numero 10. Ribatte la palla a metà campo. Nunzio Papatolo rientrato. Rientrato anche Sugar Del Piero. 3-6-2-3. 4 punti regalati al basket di Cermenate. Passi non fischiati. Boss. Arcobaleno. Riconquista il pallone, poi la scarica fuori per Papatolo. Papatolo per Molteni. Veramente sconcertante l'arbitraggio di stasera. Riesce dal ricciolo numero 11 Cardani, la consegna ancora a Papatolo. Arresta il tiro di Papatolo e realizza. 39-23. Ci hanno quasi doppiato. Giochiamo transit. Nicolas per Mosca. Mosca va in uno contro uno, blocco duro, poi pick and roll, non riesce a trattenere il pallone, non riesce a trattenere il pallone Nicola Sporro, ormai il nostro entusiasmo è sotto i piedi. 3-9-2-3, avranno un tiro con un secondo di distanza da fare, passi fischiati finalmente al numero 12, è minuto di sospensione per Manuel Ciglio che così avrà 13 secondi per giocare nella parte attacco. Vediamo Manuel cosa riuscirà a disegnare, ma sul 23-39 ormai c'è ben poco da disegnare. Vediamo se riusciamo ad uscire bene dal secondo riposo, da questi 10 minuti che avremo per riposare e per cercare di mettere insieme un po' le nostre forze che nel secondo quarto ci sono venute meno. Vediamo se Manuel riuscirà a dare la carica per cercare di riportarci sotto in una rimonta che dovremmo riuscire a concretizzare. Loro sono veramente forti, non c'è che dire. Rientriamo con ancora Del Piero, Moscatelli, Bosa, Nicolas, si rimette dal fondo del campo, tredici da giocare, riprende la palla Sugar porta sul pallone, 10, 9, 8, 7, Bosa intercettata, molto bene. Dal numero 7 Mattia Clerici, ultimi 6 secondi per giocare, cambio, esce Nicolas, entra Ale Corno per la bomba da 3, prenderà blocco, uscirà, e invece no, entra Sugar Del Piero, la scarica sotto per Barbizan, in un gioco molto bello e molto bravo. Andiamo a riposare sul 39-25 per il basket di Cermenate. Amici di Piero da Salonno, ci prendiamo un caffè e ci vediamo più tardi. Buonasera a tutti, siamo in attesa del cronista ufficiale che ci tiene un attimo in trepidazione e tarda ad arrivare. Sta iniziando la seconda parte della partita. Una partita che abbiamo visto decisamente impegnativa per il Rovello. E basta, mi fermo, vi passo a Raffaele. Eccoci qua, caffè preso, chiacchierato con tutti
i personaggi presenti sugli spalti questa sera, più di 200 persone a vedere questo fantastico derby Basket Rovello Virtus Cermenate. Ringraziamo la dottoressa Jo che ci ha assistito in questa mia piccola assenza e ritorniamo a giocare questa bella partita molto intensa. Riprenderà con una rimessa a Papatolo da centrocampo, servirà sicuramente il numero 12 Marco Molteni. Riprendiamo, dobbiamo azzerare il cronometro qua. Intanto ricordiamo che, ecco qua, riprendiamo finalmente con Molteni. Molteni per Papatolo, Papatolo per Colzani che è stato parecchio in panca. Girano fuori per Visini, consegnato ancora per Visini e cerca di ubriacar Barbisan. Passi poi, passi, pallone, si inciampa il pallone all'interno della divisa di Visini. 25-39, giochiamo Papero con Corno che esce a prendere il pallone, va a scaricare fuori per il Boss che ne mette due da un angolino che non è il suo solito, ma vanno benissimo lo stesso. Abbiamo liberato Boss perché Corno è francobollato. Ancora uno contro uno vincente di Marco Molteni nei confronti di Sugar del Piero che non riesce a tenerlo. Giochiamo con Barbisan, Barbisan che va in uno contro uno, scarica sotto per Boss. Boss ancora che si gira, si volta, gancettino, stoppato, stoppato molto bene. Molteni pick and roll e poi ottimo tiro di Colzani da sotto, molto facile. Parola perso e si riportano sul 43-27 i ragazzi di coach Montini. Pick and roll non curato e non va. Ale del Piero, Sugar del Piero, fallo, fallo del numero 8 Matteo Visini, ala del 1988, su Sugar, lato. 16 punti sono tantini. Riprende Del Piero, Del Piero per Barbisan, arresto, penetrazione, non va, Nicola schiaffeggia e poi recupera Barbisan, va con la mano sbagliata, Nicolas per Del Piero, chiama Papero, Nicolas per Boss che andrà di sinistro, oh peccato, Boss, Boss contro numero 6 Papatolo. È la seconda che mi fa da sotto Boss, peccato, esce. Girano velocissimi sul perimetro Visini, Visini e poi fallo di Nicolas Porro che è al suo terzo fallo. Terzo fallo di Nicolas. Fondo o lato, dipende. Lato. Arresto e tiro di un dimenticato numero 11 Cardani e sono 18 i punti di vantaggio per i ragazzi di Cermenate. Ci hanno letteralmente addormentato nel terzo quarto, nel secondo quarto. Sugar, Nicolas, Corno, bloccone per Corno, caduta all'indietro di Nicolas e poi fallo di Molteni o di Visini, adesso vediamo, fallo di Colzani, scusate, fallo di Colzani che va a tentare la stoppata su Corno che stava andando in arresto e caduta. Montina ha qualcosa da dire al suo Visini, buona la prima di Ale Corno. Buona anche la seconda. Buona la sua mano, portato tanti punti dalla sua venuta.
poi Bosa che va a rubare molto bene a Papatolo e poi un tentativo di stoppata da parte di mister Colzani che non va a buon fine per fortuna. 45-31, forza, difendiamo, ancora dimenticato da Sugar che non riesce a trattenere il numero 12 che è troppo veloce per lui. Riprenderà allora la palla Nicolas per Sugar. 4-5-3-1, 6-46 ancora da giocare. Il tecnico abbiamo scoperto che era di Bulzoni, quello che è stato preso per proteste. Ancora corno, va in un gancio improbabilissimo di sinistro, molto molto bello, ha una capacità realizzativa corno che è veramente illegale. Ancora Barbizan che francobolla il numero 11 Cardani che poi subisce fallo sulle mani addosso di Barbizan. Rimetta la palla sul 33-45 ancora per Cardani, finta di tiro di Visini, cambia uomo con Cardani, si addormenta un attimino Del Piero che poteva andare a rubare il pallone, lo perde ancora, pick and roll, un po' di caos difensivo e poi corno velocissimo va a cercare un contropiede, uno contro tre, viene schiaffeggiata la palla da dietro e quindi prende un ottimo fallo, rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Giochiamo fuori per Boss che riceve Boss, va in uno contro uno, gira e poi gli viene rubato il pallone dalle mani nella Veronica. Ancora Molteni esce dal blocco, Papatolo ruota ancora, il gioco non riesce questa volta, vanno a cercare di tirare e poi Nicolas conquista un fantastico rimbalzone con i suoi tentacoli. Corriamo veloci, Nicolas, c'era pericolo di fare passi, allora viene dimenticato corno che sbaglia un rigore assoluto, veramente un rigore. Nicolas ancora con i suoi tentacoli ne recupera un'altra, poi quasi quasi la butta via. Sugar affronta ancora corno fantastico, corno in un sottomano meraviglioso, sta portando piano piano verso il meno 10 quando mancano ancora 5 minuti questo bel terzo quarto. Visini per il numero 11 che conquista un altro fallo, Cardani, una bella guardia del 92, terzo fallo di squadra ed è secondo fallo di corno, stasera sta difendendo parecchio. Ancora Bossa adesso su Sugar, bomba che non va di Visini. Giochiamo lato, Bosa che porta palla, Bosa per Sugar, ancora Sugar, consegnato, pick and roll con Barbizan e poi pallone assist per corno deviato dalla difesa di Cermenate. Giochiamo 4 lì, Bosa è fuori, pronto per la bomba, riceve Barbizan. Abbiamo 5 secondi per giocare, Del Piero tira una bomba improbabile, recupera un pallone miracolosamente in cielo Barbizan e poi non riesce a infilarla nel cesto, sempre meno 10 per i ragazzi di Basket Rovello. Chiama lo schema, rischierei Davide Terraneo sul numero 12 anziché Sugar Del Piero, esce da un ottimo blocco e un altro rimbalzone di Nicolas. Del Piero, Barbizan, corno, ciappe tira e siamo a meno 7. Ottimo lavoro di corno che carica la squadra sulle spalle e la riporta al meno 7. Esce da due blocchi, Papatolo francobollato da Boss,
ancora Colzani, fa passi non fischiati, o meglio a noi non li fischiano, poi Visini che riesce a sfuggire dal controllo di Barbizan, e sono meno 9 quando mancano 3 minuti e 20 secondi a termine di questo terzo quarto. Barbizan che prende la palla con le unghie, Nicolas la recupera ancora, Nicolas sotto per un ottimo assist per Corno che non capisce. Abbiamo cambio, cambio, rientra Marco Gatti ed esce Papatolo. Metterei Davide al posto di Sugar. Barbizan, ottima uscita del Pero, veloce, girano sul perimetro i ragazzi di Coach Montini, ancora un canestro che se entra è un jolly, poi Barbizan recupera e Corno porta sul pallone, uno contro uno di Corno, scarica fuori per Bosa, finta, scarico di Barbizan, uno contro uno. Barbizan, altro rigore sbagliato di Barbizan, poteva portarci sul più 7, poi andiamo a recuperare, fallo di Bosa, fallo di Boss, cambio nelle nostre file, esce Del Pero ed entra Davide Terraneo per dare un po' più di velocità soprattutto nella difesa sul numero 12. Ed entra anche Patrizio Riva per i ragazzi di Cermenate al posto di un ottimo Cardani che si è preso due o tre falli sulle sue penetrazioni. Ecco Davide che francobollerà numero 12, Corno curerà Riva, gira veloce il pallone sul perimetro di Cermenate, ancora Visini che va in uno contro uno, plastico, molto bello il tiro di Visini, 49-38, 2-10 da giocare. Partita ancora apertissima, prepara un altro cambio Cermenate, Bosa riceve sotto, andrà con un semigancio che non va e poi realizza un canestro Boss da sotto liberandosi dal solito numero 10 Gatti e conquista anche il tiro libero. Cambio nelle file del pallacanestro Virtus Cermenate, esce il numero 18, il Davide Colzani dell'84, grande centro, rientra Mattia Malberti del 94, tiro libero supplementare per Andrea Bosa. Ha sputato, però poi Nicolas riconquista il pallone, si uccide contro il quadro svedese e regala il pallone agli avversari, sotto per Malberti, Corno commette un altro fallo per fermare Malberti, Nicolas ha cercato in tutti i modi di recuperare il pallone, due tiri liberi per il numero 16, buono il primo libero e sono 50 per Cermenate e 40 per Basket Rovello quando mancano ancora 1 minuto e 46 secondi alla fine del terzo quarto, 51-40. Nicolas per Davidino, Davide per Barbizan, ancora per Davide, dobbiamo liberare i tiratori, Davide va in uno contro uno e poi viene stoppato in malo modo dal numero 12, entrerà Mosca Moscatelli adesso al posto di Boss per questo ultimo minuto e 30 secondi ed esce anche il numero 12 Marco Molteni, sostituito da un giovanissimo Bertolini del 93. Davide Terraneo in punta di piedi, non va, forza Davide, secondo libero per Davide ed è buonissimo. Ancora più 10 ragazzi di Cermenate, prepara anche il cambio di Lollo Lanzi, Patrizio Riva la scarica per Malberti,
che la mette. ...5-4-4-1... La remontata stava quasi riuscendo, ora dobbiamo mettercene ancora un po'. Bombona, Bombona che prende il ferro e si ferma lì da parte di Corno. Davide, Davide contro Malberti, blocco, pick and roll cambiato, arresto e tiro ancora di del numero 16 Malberti. E ritornano a più 16 i ragazzi di Cermenate. Barbisan, Barbisan che va in gancio, realizza il punto di 43-57. Dobbiamo fare l'ultimo quarto molto più aggressive, molto più intenso di questa ultima parte di terzo quarto. Avevamo cominciato molto bene, eravamo andati a meno 7. Gira molto bene sul perimetro il pallone intanto Cermenate. Beh, terzo tempo con passi da parte di dei ragazzi di coach Montini. Cambio, esce Nicolas ed entra Lollo per questi ultimi 8 secondi. Sette secondi, 6, 5, 4, arresto e tiro di Davidino Terraneo, scheggia il ferro, non ha pazienza. I ragazzi di Cermenate scagliano una palla verso il fondo. Ultimo quarto, quindi da giocare con i ragazzi di Cermenate sopra di 14. Cerchiamo ancora un po' di intensità difensiva, di rimontare una partita che abbiamo perso il contatto al quinto minuto del secondo quarto, quando ci hanno breccato di 7 punti e poi piano piano si sono allontanati. Un paio di fischi contro e poi quasi il recupero con Corno che carica tutta la squadra sulle spalle, va a fare 8 punti consecutivamente e poi più loro un paio di bombe del giovane Malberti. Attendiamo ora di ricominciare il quarto quarto. Facciamo forza ragazzi, cerchiamo di chiudere in modo decente questo quarto che era cominciato bene. Rientra ancora Patrizio Riva, rientra ancora Malberti, rientra il numero 10 Gatti ed il numero 15 Paolo Bertolini, giovane playmaker del 93. Noi rientriamo con Lollo, Davide, poi rientra con Beretta. Lollo, buongiorno, rientriamo con Simone Beretta contro numero 7 Visi, numero 7 Mattia Clerici. Lollo, Lollo scarica fuori per Barbisan, Barbisan per Lollo, Lollo che finta il tiro, Beretta palleggia sul piede, Lollo, bombettina di Lollo, dentro la bombettina di Lollo che ci riporta un improbabile meno 11. Piero sorride con questa grande bomba di Lollo che ci ridà un po' di fiducia. Beretta cura duro Patrizio Riva su penetrazione tuffata da parte di Malberti. Davide, Lollo ancora che ci riprova, non va Lollo, siamo in due, ce la rubiamo dalla mano e poi curiamo il numero 10 solissimo che ci butta là con un più 14. Avevamo ripreso fiato con la bomba di Lollo. Moscatelli, Moscatelli, Davide, Simo fuori, ancora Simone che blocca, pick and roll per
Moscatelli che raccoglie dalla spazzatura e mette anche la bomba Moscatelli, e andiamo a meno 11. Ancora ci dobbiamo credere, ragazzi, forza, non dobbiamo perdere il contatto, ci dobbiamo credere, dobbiamo difendere, continuare. Loro addomesticano il pallone, fanno passi, non vengono fischiati. Arcobaleno che non va, riconquistiamo il pallone con Barbizan e Beretta. Davide, fuori ancora Davide la palla, fuori la palla per Moscatelli, scaricala fuori, buttala dentro invece, bravo, bravo Davidino, anche lui. Meno 9, 7.58 da giocare, meno 9, forza ragazzi. Lollo, Patrizio Riva contro Davide Terraneo, Moscatelli, Moscatelli contro il numero 10 che ci sta facendo impazzire, Marco Gatti. Moscatelli ancora che... E poi rubata palla da parte di Moscatelli. Fallo di Moscatelli. Rimessa dal fondo, Mosca che va a rubare il pallone. 14 secondi da giocare per questo attacco di Cermenate che non finisce mai. Rimette Bertolini per Gatti, Gatti ancora per Bertolini che va via contro Lollo, fa passi di partenza che non vengono mai fischiati, non la mette, Beretta ci va un po' molle, girano sotto i ragazzi di Cermenate, Lollo e poi fallo di Davide Terraneo su un blocco in movimento. Blocco in movimento si dice di Davide Terraneo, altri 14, due falli a zero, 9 punti ancora da recuperare, ma possiamo ancora farcela, possiamo crederci ragazzi, forza, crediamoci. Passi di partenza non fischiati, fallo ancora di Davide Terraneo, incredibile, passi non fischiati e fallo per noi, due tiri liberi. Due tiri liberi per Mattia Malberti, il primo Fatiziano, Fatiziano di nome, secondo libero per Malberti che ci ha picchiato due bombettine, una in fila quell'altra, ed è dentro, più 10, riceve Moscatelli per Lollo, andiamo ancora a giocare uno, giochiamo la bomba. Non riusciamo a liberarci, blocco. Bomba di Lollo, bombettina di Lollo che si infila. È buono il fallo di Lollo. È ottimo il fallo di Lollo. Buono il tiro di Lollo. E poi fallo sul tiro da tre da parte del numero 16 che ci regala anche un tiro libero. Ah, a parte il numero 15, scusate, secondo fallo che ci regala un tiro libero. 6-1-5-4. Crediamoci ragazzi, crediamoci, crediamoci. Bravo Lollo. Altro canestro di Lollo, ancora difesa ragazzi, forza, non smettiamo di difendere, non smettiamo mai di difendere. Gatti, Gatti, Patrizio Riva contro Davide Terraneo, scarico fuori, Moscatelli recupera il pallone, Moscatelli, giochiamo ancora transi adesso, giochiamo transi, larghi, giochiamo larghi transi, pick and roll per Barbizan che finalmente la mette, Barbizan finalmente, e siamo a meno 4 da meno 18, finalmente coach Montini ha qualcosa da dire adesso ai suoi ragazzi, brava e bella l'intensità che hanno messo, possiamo dire le seconde linee dei nostri, del nostro basket Rovello, i ragazzi che erano pazientemente seduti in panchina ma che nel momento buono sono usciti e hanno dato veramente tantissimo. Siamo riusciti ad arrivare a meno 4 ed ora mancano ancora 6 minuti e 24 secondi, si parte da 0 a 0 ormai qua, 6-1-5-7, giochiamo ancora con un'intensità così difensiva che ha dato tanto, veramente tanto. Poi vediamo coach Montini cosa disegna, disegnerà una difesa per il tiro da tre,
Ottimo anche l'ingresso di Berrettone questa sera. Ottimo l'ingresso di Lollo, che ci ha fatto due o tre bombettine, mica male. Davide con la sua solita grande velocità. Barbisan finalmente, dopo che il canestro gliene ha sputati un paio, è riuscito a metterla molto bene. Loro lasciano in panca i pezzi più preziosi, fanno il gioco alla russa, molto veloce. Patrizio Riva ancora, doppio blocco in alto, ancora per la penetrazione e poi lo stoppone e corriamo veloci, e corriamo veloci. Lollo ancora, finta di Lollo del tiro e poi giochiamo tranquilli. Barbisan sfotto, Barbisan gioca centro. Beretta che prova la bombettina da tre, peccato ferro, però Davide Terraneo recupera ancora la palla. Abbiamo un'altra azione da giocare. Si è alzato adesso Montini, anche lui dalla panca, quando prima era comodamente seduto. 13 da giocare per questa azione. Davide Terraneo ne ubriaca un paio in semigancio, va e realizza il tempo, il punto del meno 2. Bellissima la partita, si sta facendo calda e molto bella. Ancora 5 minuti da giocare, ancora una vita veramente. Malberti per Riva, il gioco che ruota sopra, arresto il tiro di Riva che non va, e poi fallo di Moscatelli che va a colpire inavvertitamente il numero 7. Quarto fallo per noi, andremo ai liberi la prossima volta. Rimette la palla dal fondo il numero 12, rientrato in campo Molteni. Poi Barbisan che stoppa Riva in una sospensione alta come il cielo. Moscatelli è pronto per ricevere qua in fondo ma non viene visto, giochiamo alto. Beretta, Beretta che va in pick and pop con Barbisan, scarica fuori per Davide Terraneo, fuori per Moscatelli che ci mette la bomba, no, ferro lungo, peccato. 4:39 da giocare, meno 2. Curiamo, stiamo vicini. Si alza dalla panchina Davide Colzani, centro di esperienza non indifferente. Chiudiamo bene, chiudiamo bene, non facciamo tirare. Lollo conquista un rimbalzo dall'alto del suo 1,70 m. Lollo finta, poi la finta lo scarico, non viene fischiato fallo, è stato troppo veloce nell'andare ad eseguire. Moscatelli che non va a coprire, Beretta perde la maniglia, realizzano un buon canestro da due con i ragazzi di coach Montini. Esce Beretta, buonissima la sua, tanta difesa, tanta intensità, bravo. Rientra Nicola Sporro, rientra anche il numero 11 Cardani per il basket di Cermenate e rientra il numero 18 Davide Colzani, centrone di grande esperienza. È entrato anche Jack per noi, bravo Beretta, piaciuto tanto questa sera. È buono anche il libero supplementare, 6-4, 5-9, 5 punti, crediamoci ancora, ci dobbiamo ancora credere. Fuori per Nicolas, Barbisan, Barbisan che va in una quasi infrazione di passi non fischiata, rientra la Bosa adesso, Nicolas dalla sua piastrellina, fantastico, dai 4 metri Nicolas è imbattibile veramente, 6-4, 6-1, basket Cermenate. Gira bene il pallone Cermenate con Molteni, ancora Mambrè, poi il numero 10, rosso, 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 vuol dire di cambiare il blocco, fantastico, perdiamo il pallone, ci scivola dalle mani, cambio nelle file della basket di Rovello e cambio anche per Cermenate. Cermenate esce il numero 16, Mattia Malberti, 94, grande giocatore, esce Moscatelli ed entra Bosa per noi che giocherà 3. Ed entra naturalmente Matteo Visini che questa sera fino a questo momento non ha dato grande visione alle sue azioni,
e poi tempo scaduto. Tempo scaduto per il basket di Cermenate. Aveva detto che contava lui. Tempo scaduto, hanno sbagliato i commissari di campo. La biondina del commissario di campo ha sbagliato ad azzerare i 24 secondi e di conseguenza sono azione per i ragazzi di Cermenate che avevano 3 secondi, non si sono accorti. Ultimi 3 minuti e 18 di questa bellissima partita. Ancora non perdiamo di intensità, non perdiamo di intensità, che in questo momento è quella che ci serve per vincere. Lollo con pick and roll con Nicolas. Ancora Nicolas ha avuto paura di tirare, ha tirato con il braccino e ha preso il ferro. Amministra ancora bene, è velocissima la palla con Molteni che porta a blocco Visini. Visini blocco per Cardani, poi cade per terra sulla penetrazione e poi Nicolas fa un buon fallo di Nicolas sul numero 18 Colzani, che non riesce a realizzare. Cambio, esce Gatti e rientra Papatolo dopo un tuffo incredibile sotto canestro. Il presidente tanto va a fare l'asciuga sul 61-64 per Basket Cermenate, 2:37 ancora da giocare. Rientrerà ora Ale Corno al posto credo di Davide Terraneo o di Lollo Lanzi. Io Bos non lo toglierei. Buono anche il secondo libero. Cambio, esce Davide Terraneo. No, esce Barbisan. Ottima la partita di Barbisan questa sera. Ed entra Corno, vediamo se ci riesce a regalare qualche bomba anche lui, visto che è un ottimo bombarolo. Davide, esce, fallo sentito fino a qua, uno check non fischiato. Solo il numero 6 Papatolo che non realizza. Bosa recupera un ottimo pallone. Bosa qui per Nicolas per Corno va in uno contro uno, si ferma, la gioca per Davide ancora va dentro in uno contro uno, gancio, semigancio, immarcabile, meno 3, 2 minuti ancora da giocare, una vita. Curiamo un improbabile terzo tempo da parte di Papatolo, che è rimasto troppo in panchina. Nicolas per Davide prende il blocco di Nicolas, va in uno contro uno, fallo del numero 11, secondo fallo di squadra dopo 8 minuti e mezzo, secondo fallo di squadra di Cermenate. Rimessa laterale per Boss. Continuiamo così intensamente. Davide riceve, Davide contro Cardani, gioca pick and roll con Nicolas. Bosa 6, 5, 4, si sincronizza e poi perde il pallone, perde il rimorchio e poi vanno in contropiede. Visini in rovesciata e realizza il più 5, 1:20 da giocare. Non facciamo casino, giochiamo intensi ancora. Bosa, fallo di Papatolo, è lato, terzo fallo di squadra, 1:14 da giocare, 18 secondi, dobbiamo andare a un tiro veloce per Corno o per Boss o per Lollo. Non penetrazione per Davide, ben Bosa è da solo là in fondo e invece va Davide a tirare. Sprechiamo il pallone,
c'era Bosa solo, dobbiamo stare alti in difesa, cercare di rubare. Contano gli arbitri per far sorpassare a metà campo il pallone, non facciamo fallo, li lasciamo giocare, giocano schema 3 loro, non dobbiamo farli tirare, dobbiamo cercare. E poi un fallo di Davide Terranio, incredibile, incredibile, un'altra decisione di Musmeci, incredibile, due tiri liberi, manca, regalaci anche un tecnico, due tiri liberi per il numero 12, regalati, veramente regalati per il numero 12, indegno questo tiro libero, corto il primo tiro libero che va fuori. Questo entrerà sicuramente, poi ci sarà minuto di sospensione per Manuel, che così riprenderà, non chiama minuto di sospensione invece, si accontenta. Andiamo, andiamo a una bomba di Lollo. Minuto di sospensione adesso, l'avrei chiesto prima. Buono. Buona la reazione dei ragazzi di Rovello, ma a queste cose non si può comandare. Ultimi 38 secondi da giocare di una bellissima partita. 69 per gli ospiti, 63 per il basket di Rovello. Ci vedremo, come dicevamo prima, sulle web frequenze di Piero da Salonno e su YouTube la prossima volta, per la partita di venerdì 24 di gennaio contro il basket Lentate. Mentre noi andremo a Milano sabato sera, per chi ci vorrà seguire nella palestra della Pallacanestro Milano. Invitiamo tutti quanti a venire per l'ultima giornata del giorno di andata. Ricominciamo con una rimessa da fondo per i nostri ragazzi, andremo ad un tiro veloce per cercare di arrivare al meno 3, andremo a realizzare un tiro veloce per Ale Corno che non la mette, la prende Davide Terrano, poi viene calciato, fallo tecnico, non si sa chi, fallo tecnico a qualcuno e poi espulsione per Porro. Espulsione per Porro. Quindi saranno 4-5 tiri liberi. Buttata nelle ortiche. Buttato nelle ortiche il possesso. Fallo ancora una volta non fischiato a Davide Terranio. Discutibile queste decisioni. Cacciato fuori anche Manuel Ciglio, allontanato dal campo Manuel Ciglio. Allontanato dal campo anche Manuel Ciglio. Farò io l'allenatore la prossima settimana. Certo. È buono il primo libero. Buono il primo libero del numero 12, a cui ne abbiamo regalati parecchi. Buono secondo libero, terzo tiro libero per Marco Molteni. E una volta ogni tanto San Giovanni non fa inganni, quarto tiro libero e poi rimetterà per questi ultimi 34 secondi il numero 6, Nunzio Papato dell'87, che salutiamo, è qua vicino a noi, ciao Nunzio. Rimette per, ancora per lui, Lollo lo francobolla, cerca di ubriacarlo, lasciamo libero il gioco, ancora numero 12, Boss non fa fallo, ci accontentiamo di perdere così e poi fallo di Lollo. Due tiri liberi ancora per il numero 6, Nunzio Papatolo. Chiedevo un'intervista a Manuel Ciglio che me l'ha rifiutata naturalmente.
Buono il primo libero, intervisteremo sicuramente l'allenatore di Cermenate e poi un giocatore dei nostri. Buono anche il secondo tiro libero. Ancora vanno a cercare un fallo, espulsione anche per Bulzoni. Espulsione anche per Bulzoni, veramente ridicolo Musumeci, arbitro Musumeci veramente ridicolo. Musumeci veramente ridicolo, espulso anche Bulzoni, lo scorer. Grande Bulzoni. Non abbiamo neanche il bonus, quindi non andiamo a tirare. Fate finire questa partita che fa veramente ridere questa partita, fatela finire per cortesia. Io posso dire quello che voglio, sono il telecronista. Due tiri liberi per il numero 6. C'è una giustizia. 7-3, 6-3. 18 alla fine. Rimessa. E poi finisce così la partita con un grande recupero e poi un meno 10 per i ragazzi di Montini che lasciano scorrere il tempo. Ottima partita, grande battaglia, aggiudicata al Basket Cermenate per grandi meriti, ma per una buona parte anche per qualcos'altro. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo tra 15 giorni, ora vediamo le nostre interviste. Benone, siamo con Walter Montini, capo allenatore ritornato a Cermenate dopo una lunga permanenza nella Serie A femminile. Raccontaci questa tua partita altalenante, su e giù, sì. Vicini e lontani, dimmi. Temevo questa partita perché ripartire dopo le pause estiva è sempre un punto di domanda, un'incognita. Infatti non siamo stati continui, forse più discontinui di altre volte. Abbiamo avuto dei buoni sprazzi quando siamo andati più 18, anche coronati da buone fasi di gioco. Poi ci siamo come un po' rilassati, tornato su forte Rovello, magari con quintetto meno potente, e questo ci ha fatto, noi abbiamo fatto l'errore magari di non piegare più le gambe in difesa, in attacco abbiamo rallentato, però alla fine la battaglia l'abbiamo vinta, anche se la battaglia è diventata molto agonistica con un arbitraggio magari che ha concesso l'ira di Dio per come contatti fisici, ecco. Bene, il tuo campionato è con una vincente di 13 vinte e una persa, se non vado errato. Adesso affronterai l'ultima giornata contro Cusano Milanino, che è una bella antagonista. Sì, una bella antagonista. Diciamo che questo campionato qui, anche con l'ultima in classifica, non puoi mai stare tranquillo perché squadre come Vimercate sono in grado di battere tutti. È un campionato che apparentemente con noi più 6 sulle seconde sembra un campionato molto, molto scostante tra la prima, invece secondo me molto, il valore tra la prima e l'ultima è molto vicino. Noi forse abbiamo guadagnato questi punti per una nostra regolarità durante la prima parte di questa stagione e siamo stati bravi nella regolarità, ecco. Adesso Cusano Milanino, buona squadra, viene da una sconfitta, però penso che recupererà il loro pivot titolare. Ci aspetta un'altra battaglia e magari sperando di trovare nella continuità qualcosa di meglio rispetto ad oggi. Certo, ho visto anche tanti buoni giovani nella tua squadra, ho visto il numero 16 Malberti, se non vado errato, che è un 94, sì. Ho visto il playmakerino molto bravo che ha sostituito degnamente il vostro titolare, quindi anche stai lavorando anche molto bene sul settore giovanile, secondo me. Sì, abbiamo qualche giovane che già si prende buone responsabilità e che è in grado già magari di essere decisivo come Malberti in alcune partite o di, come il playmaker, di reggere comunque il confronto, l'approccio con una partita di questo tenore, perché un derby di questo genere è un casino incredibile e lui è stato bravo comunque a gestire le emozioni in questo senso. Però vabbè, anche Rovello penso che abbia una squadra molto giovane con delle individualità molto interessanti, molti ragazzi 93, 94. Penso che siano buono, sì. Bene, è stato veramente un onore chiacchierare con te. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie tante. Ciao. Bene, siamo con Andrea Bosa. Raccontaci un po' questa partita che è stata un pochino altalenante per noi, ma anche per loro, devo dire.
Sì, altalenante, cioè siamo partiti bene con giusto approccio, poi probabilmente le prime difficoltà abbiamo iniziato a non passarci più la palla, a difendere con meno intensità e abbiamo giocato i due quarti centrali così come se fosse un allenamento, guardandoli giocare e non aggredendoli. Poi sul più meno 14 abbiamo avuto comunque una reazione d'orgoglio che ci ha permesso di arrivare lì vicini a loro alla fine, però comunque quando recuperi così tanti punti alla fine cioè arrivi a meno 4, meno 3, però un conto arrivare lì vicino, un conto andare sopra o a pari così, loro alla fine hanno gestito bene gli ultimi possessi, noi no, è anche normale quando sei in rimonta così. Certo, ho visto però comunque un buon approccio anche dalle nostre tra virgolette seconde linee, che poi seconde linee non sono, cioè da quelli che sono entrati comunque dalla panca e che hanno dato tanta energia, hanno dato tanta risposta, anche se erano tra virgolette veramente le nostre seconde linee. Beh, ma penso che in una squadra come la nostra non ci siano seconde linee, perché come vediamo ogni settimana cambiano i quintetti, c'è chi può giocare a 30 minuti una partita, quella dopo 10, diciamo, è quello che dovrebbe essere il nostro punto di forza. Il problema è quando chi entra dalla panchina a cambiare uno che magari ha dato poco, da poco anche lui, è quello il problema. Quindi bisogna cercare, se tutti diamo in quei 15-20 minuti che giochiamo un buon apporto, allora sì che si inizia a ragionare, ecco, certo. Così. Adesso abbiamo Palmilano, altro bell'osso a casa loro, con due tra i migliori realizzatori del campionato, Sacca e Reali, e quindi dobbiamo mettere in campo ancora tutte le nostre forze. Ma sicuramente a livello di motivazioni e voglia è meglio incontrarle queste squadre qua, nel senso che sai già che non sottovaluti la partita, quindi noi adesso abbiamo due allenamenti, mercoledì e venerdì, per preparare questa partita, che per noi è fondamentale, perché adesso abbiamo un filotto di partite toste, dobbiamo pensarne una alla volta e portare a casa i due punti, che è la cosa fondamentale. Anche oggi era fondamentale, purtroppo è andata, quindi basta, pensiamo alla prossima e speriamo. Bene Andrea, grazie di tante, ci vediamo a Milano, alla prossima, ciao.